There's something about the way that you understand. We don't need a rush and we don't need to make no plan. Ebbene sì, ragazzi, dopo 2 anni, 3 inverni, l'ho preso anche io. Ho preso il Covid. Oggi è giovedì, è il 10 febbraio 2022 e io ho preso il Covid, ufficialmente da tampone lunedì. Quindi è da quasi 4 giorni che ho il Covid. Sono andata a farmi un tampone perché non mi sentivo tanto bene. Ho avuto un po' di febbre, un po' di mal di gola la domenica sera, infatti poi è per quello che sono andata a farmi un tampone. E quindi niente, un po' di febbre, adesso mi è venuto un po' di tosse catarrosa. Risulterò negativa, ho deciso che mi farò una settimana fuori tutti i giorni a mangiare da qualche parte, perché dovete sapere che comunque in questi mesi io sono andata davvero, cioè andavo quasi più fuori a mangiare, non vado da tanto tempo fuori a fare qualcosa, cioè nei luoghi, e se non andavo magari a fare aperitivo un po' fuori all'aperto così, però stavo molto per i fatti miei, ecco. E quindi niente, ho deciso che finita questa quarantena comunque sia il momento di mettere il naso un po' fuori e di andare dentro i locali e di mangiarmi un sacco di roba dentro. Non vedo l'ora. Ho deciso che vloggerò un po' questi giorni di quarantena e senza annoiarvi troppo, portandovi un po' nella quotidianità di una persona in quarantena. Quindi non cambia niente, ripeto, dalla mia vita normale. E poi andremo a fare il tampone finale assieme per vedere il risultato e poi vi porterò con me un po' nella mia nuova libertà. Chi sta guardando il video che come me ha scoperto di avere il Covid, fatemi sapere magari come state voi. Io sto bene, cioè i miei genitori si sono molto agitati perché comunque hanno anche una certa età, loro hanno fatto già la terza dose. E comunque stiamo distanti, io me ne sto relegata in camera, mangio in camera, sto sempre in camera, come sempre. Non la sto vivendo troppo male, però credo che negli ultimi mesi io abbia sentito tanto questa cosa, perché mi sono un po' autoisolata e questo comunque l'ho sentito particolarmente, secondo me, anche perché ho vari disturbi del sonno da un po' di mesi. Infatti ho preso della droga in farmacia, gli ho chiesto proprio datemi della droga, e invece mi hanno dato un banale integratore di qualche goccia, non che abbia fatto tanto perché dovrebbe comunque rilassare, ma io non riuscivo tanto a rilassarmi comunque, quindi non per il fatto che abbia preso il Covid, comunque da mesi che non riesco bene a dormire, però stanotte devo dire che è andata un po' meglio. Gli ultimi giorni stavo proprio avendo delle crisi, volevo urlare, ne fatemi dormire, non ne posso più. Ma anche durante il giorno provavo a mettermi, a coricarmi sul letto, a chiudere un po' le tapparelle, Yuki mi stava vicino. E ieri ho visto un video su TikTok di uno che diceva se c'è qualcosa che non va, se è successo qualcosa di brutto, prenditi 5 minuti, non di più, per stare male, per essere depresso, mettiti il timer sul cellulare, dopo quei 5 minuti però vai oltre. Adesso ci sono 5 minuti, ok. Però mi è piaciuta questa cosa qua, quindi la mia depressione è durata un po' più di 5 minuti, però ho deciso di... bisogna organizzare un po' la mia quotidianità, uscire un po' più di casa, perché sto notando proprio di essermi isolata in casa, perché dato che faccio tutto in casa, lavoro in casa, mi alleno in casa, in realtà io avrei la possibilità di andare al centro con gli altri coach, che è vicino un quarto d'ora da casa mia in macchina, però mi stavo comunque isolando, trovavo delle scuse. Pensavo di andare da uno psicologo, mi aiuteranno i miei genitori economicamente in questo, ma ci penso da tanto tempo a uno psicologo, perché io sono una persona, devo dire, molto ansiosa, un po' stressata sicuramente, ma sono anche terribilmente emotiva. E questa cosa mi distrugge, cioè emotiva nel senso che non riesco a parlare tranquillamente con alcune persone, esporre quello che penso, in molti casi proprio mi viene da piangere, ma è un pianto di incazzatura, non è che piango, però non riesco a controllare bene le mie emozioni, quindi vorrei anche poter parlare di questo. Se dovessi, quando riuscirò ad andare ad uno psicologo, gli farò una testa così, e ci pensavo l'altro giorno, ma da dove inizio? Cioè, vorrei parlare di 8000 cose, ma da dove si comincia? E proprio, chissà se lascerò questo pezzo, non lo so.
Mi sento un po' pazza in questo momento, ma secondo me perché ho carenza di sonno, quindi sono in iperattività, poi sto bevendo anche il caffè, quindi forse non aiuta. Signorina Yuki, lei che dice? Sono pazza? Tu sei più pazza di me. Tu sei un gatto crazy. Questa gatta qua miagola tutto il giorno, rompe sempre appena c'è una porta chiusa, tragedia. Adesso sembra calma, tranquilla. È una belva. Io volevo un gatto tranquillo. Un gatto che dorme tutto il giorno. Tu invece no, rompi solo le palle. Aia. Oh. Guarda che sto riprendendo tutto, eh. Se mi uccidi, finisci in galera. Ah! Ma sei scema! Guarda che fai malissimo, eh. Vedi, vedi che non sei un gatto tranquillo. Non lo sei. So che mi vuoi attaccare di nuovo. No, 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 no! Che stronza che sei! Se si vede il morso, non lo so. Ti è andata bene che non si vede? Zampa, che ridere che mi fai! Non ci fosse io, chi mi fa fare delle ghigne sto gatto? Ah, come si fa? Fa troppo ridere, vi giuro, arriva lì con sta faccia qua da satanata. Dove ho lasciato il mio caffè? Cosa non vi ho mostrato voi popolo di YouTube? Ho preso il kit per farmi le unghie a casa, a Natale mi ha regalato Brian la lampada, poi io ho preso tutto il resto. Questo è quello per rimuovere lo smalto. Infatti ieri sera l'ho rimosso, sono distrutte le unghie, non sono molto brava nella parte della manicure. Poi in qua in questo bel borsellino abbiamo tutto l'armamentario. Abbiamo il kit, vabbè, sempre per togliere, sgrassante, top coat e tutto l'ambaradam. Un po' di colori, ma ovviamente devo ancora prendere altri colori, ecco qui. Perché ho voluto fare questo investimento? Allora, lavorando sui social, creando ricette o comunque mostrando spesso le mani, per un periodo l'anno scorso andavo sempre a farmi fare le unghie ogni mesetto, facevo il semipermanente. Però, ecco, insomma, è una spesa ogni volta, quindi ho detto proviamo a fare questo investimento e iniziare a farmi le unghie a casa. E sta andando molto bene, perché comunque riesco a farlo durare sulle 2 o 3 settimane, adesso questa volta non tanto, ma perché non ho tagliato molto le unghie e con le unghie lunghe mi si è distrutto abbastanza in fretta. Però, insomma, mi piace perché io con lo smalto normale mi dura un giorno, uno, un giorno mi dura, se va bene, un po' di catarro, dura un giorno se va bene, invece comunque così almeno, già una settimana, la prima volta è stato fantastico, e poi sono riuscita a farlo durare anche Questo 3 settimane, è il mio quindi. pranzo in solitaria. Non c'avevo voglia di usare un piatto stavolta, ho preso direttamente la padella, la scudella, mi cacchio si chiama, la pendola. Abbiamo del riso integrale, dello sgombro e il cavolo viola, buonissimo, ve lo straconsiglio come verdura, io la amo. Comunque, post allenamento mi è venuto. Ho fatto un po' fatica a allenarmi e mi sentivo più stanca fisicamente. Poi mi sono messa a giocare con Yuki e poi ho fatto una ricetta che però non mi ispira tantissimo, con tipo solo cioccolato, uova e albume montato. E poi sono crollata. Mi sono riuscita ad addormentare, però era tipo verso mezzogiorno e 45, ho dormito fino adesso l'una e mezza. Ok, sono le 18:30, ho finito un po' gli appuntamenti del giorno, perché comunque questa settimana avevo fissato delle cose, sono riuscita bene o male a fare tutto, anche lunedì e martedì che avevo la febbre, comunque mi sono impegnata e ho portato a termine un po' tutti gli appuntamenti e le consulenze, i vari controlli con i clienti. Oggi, come vi dicevo, dopo pranzo sono crollate, sono riuscita a dormire la bellezza di quasi 1 ora e mezza, è stato fantastico, infatti mi sento molto meglio. Vabbè, comunque, poi sto programmando anche sabato sera, che mi sa che mi mangerò una bella pizza qua in cameretta con un bel film. E se ho sbatto, mi vesto anche bene, come se fosse un appuntamento con me stessa. E mi sa che berrò anche del vino o birra, quindi vediamo. Per cena, molto semplice, sto finendo il riso che ho lasciato oggi perché avevo talmente tanto sonno che non sono riuscita a finirlo. Qui abbiamo altro cavolo verde, cavolo viola come si chiama,
Qui c'è un po' di arrosto. Allora, io non mangio carne da quasi 2 mesi, se non magari un pezzettino di pancetta sulla pizza di qualcuno a caso. Non mi piace tanto. Una volta una roba così mi sarebbe piaciuta molto, adesso non mi fa impazzire. Quindi, boh, forse perché non ho molta fame. There's something about the way that you understand. We don't need a rush and we don't need to make no plans. You. You say, place yourself so it down. Allora, che dire? Dopo che ho fatto colazione, mi sono pulito, messo a posto tutte le cose, mi sentivo come se un tir mi fosse passato addosso, quindi ho detto aspetta bene, mi rimetto un po' a letto, quindi ho dormito un'oretta. Sembra che ho un raffreddore, ma non ho il naso tappato, a parte quando mi stendo, io ce l'ho perennemente tappato da anni quando mi stendo. E boh, e che dire, non lo so, sto peggio degli altri giorni, cioè sono stata male lunedì e martedì con la febbre ed ero a pezzi per raga, non dormivo. Mercoledì e ieri stavo abbastanza bene, cioè stavo bene, dove stavo anche iniziando a recuperare il sonno. Oggi, boh, non lo so. Vabbè, tra poco ho un appuntamento, quindi comunque mi faccio bela e adesso pulisco un po' i bagni, vediamo quanto riesco a fare. Più che altro sento un pochettino di nausea. E poi mi sento un po' tutti fastidini da influenza, ecco. Però strano che io sia stata bene gli altri 2 giorni, adesso così. Comunque, vabbè. Il pomeriggio sarà un po' impegnativo in realtà perché è stato un bel po' di appuntamenti. Adesso vediamo quanto riusciamo a tenere botta perché poi anche stasera c'ho una call alle 7:30, quindi non ci sarà modo di dormire oggi pomeriggio, quindi vediamo, mi drogherò un po'. Ok, ho pulito un po' i bagni, mi sembra di aver fatto una maratona. Adesso mi provo la febbre, che mi sento un po' strana. Ok, non ho la febbre, però mi sento una merdina. Vediamo. Ora di pranzo, pranzetto sempre in solitaria in camera mia. Ho fatto una roba strafica, ho frullato del cavolo viola già cotto con yogurt greco, parmigiano, sale e basta, un po' di acqua di cottura e questa è la pasta di legumi verdi. Che carina. Sono le 4, ho un po' dormito, una mezz'oretta, ho avuto qualche appuntamento e adesso ho una voglia matta di cappuccino. There's something about the way that you understand. Chiudiamo e poi spingo qua. We don't need a rush and we don't need to make no plans. There's something about the way that you understand. We don't need a rush and we don't need to make no plans.
yourself, slow it down. Bene, oggi è sabato, sono le 5:20 e io ho già preordinato la pizza per dopo. Arriverà verso le 19:20, chissà. E ho preso una bufala con patatine fritte. Aggiornamento. Stamattina ho fatto colazione, tutto a posto. Poi, mentre che preparavo il pranzo, ho assaggiato un po' quello che stavo preparando, ho fatto un'insalatona e non sentivo più i sapori. Cioè, mi sembrava di non sentire tanto, ho iniziato a mettere in bocca anche un po' di sale, il sale l'ho sentito bene. Faccio questa insalatona con carote, pomodori, e uova sode, sale, olio, aceto balsamico, poi ho preso dei cracker e mi sembrava tutto uguale. Adesso ho mangiato un brownie proteico di Bulka al cioccolato e burro di arachidi. E ecco cosa vi devo dire, questa è una nuovissima novità. Ecco, sono questi qua che li hanno fatti al gusto burro di arachidi e ci sono tutti i pezzettini di arachidi dentro. Vabbè, insomma, generalmente mi piace molto. Oggi non sento il sapore. Sì, non lo sento. Mi fa la mia amica, metti in bocca del dentifricio. E il dentifricio lo sento più o meno. Sì, l'ho sentito il sapore. Però per il resto non sento tanto. E non sento molti sapori. Quindi prova del 9 con la pizza. Se non sento neanche la pizza, mi preoccupo. Buongiorno amici. Allora, oggi è lunedì 14 febbraio, buon San Valentino, che io passerò da sola. E cos'è successo ieri domenica? Allora, sabato vi ho lasciato che ho mangiato la pizza e tutto bene. Di solito mangio la pizza e sto sempre un po' male. E vabbè, ho fatto un po' di pupù prima di andare a letto. Poi la mattina non ho messo la sveglia e mi sono svegliata verso le 10 con un po' di nausea. Poi ho detto, vabbè, io mangio sempre, anche qualsiasi cosa io abbia, io mangio. E qui sono andata a prepararmi la colazione, ho fatto un French toast con l'albume, col pane di mia mamma e un po' di noci e un po' di banana. E non l'avessi mai fatto, mamma mia. Da lì è iniziata la tragedia, una nausea fortissima che mi è durata dalle 11 del mattino fino alle 20 di sera, quindi 9 ore di agonia. In tutta la giornata comunque sono riuscita anche a dormire, sono stata sempre a letto, dormivo, mi svegliavo e soffrivo. E ho preso il Bioketasi, che è l'unica cosa che avevamo in casa, ne ho presi due. Comunque sono riuscita a rimettere, oh, ce l'ho fatta, adesso mi sono liberata, stava meglio. No, non andava via sta nausea e poi ho iniziato ad avere dei dolori addominali, cioè nel basso ventre, che ho tuttora, questi non sono andati via. E infatti faccio fatica, per esempio, a soffiarmi il naso, a camminare, cammino piegata. E quindi niente, neanche dopo aver rimesso sono riuscita a stare meglio. Poi ho preso un altro Bioketasi nel tardo pomeriggio e poi mi ha mandata in farmacia e gli hanno dato mi ricordo come si chiama, vabbè, una pastiglina da prendere, e che mi ha fatto passare dopo 40 minuti la nausea, quindi verso le 8 di sera, però mi è rimasto questo dolore al basso ventre. Vabbè, non ho mangiato praticamente nulla tutto il giorno, se non un po' di cereali, comunque cose secche, un po' di riso in bianco la sera. È stata proprio una giornata tosta ieri. L'episodio, ho deciso che sia il caso di andare comunque a fare degli esami di allergie alimentari, dei test, perché magari questo episodio di nausea è strettamente correlato al Covid, mi ha detto la dottoressa. Però sta di fatto che io comunque spesso reagisco un po' male se mangio qualcosa di un po' più pesante, come la pizza, comunque. Buongiorno, siamo al giorno dopo, sono già molto più serena, tranquilla, anche se ho i capelli da pazza,
Ma vi giuro che sto meglio. Ho ripreso un po' la mia quotidianità, la mia routine, piano piano. Non mi riesco ad allenare perché mi sento ancora un po' debole a livello di stomaco, però sono riuscita un po' a camminare sul tapirulano, un po' di movimento. E niente, i miei genitori hanno preso l'altro giorno i tamponi salivari. Vabbè, già non è molto preciso quello che ti fanno in farmacia, figuriamoci questi. Comunque, oggi ne ho fatto uno, oggi è martedì, comunque farò quello ufficiale poi giovedì. E il mio primo tampone salivare, sicuramente molto più a casa, cioè io non volevo fare quello classico tampone su per il naso in casa perché non mi fido di me stessa, non sarei andata per bene proprio per un senso di conservazione, però invece questo salivare alla fine devi solo sputare, ci sta. Qua ve lo presento, non so se ne abbiate mai visto uno dal vivo, io è la prima volta che lo vedo. Comunque, questo segnetto qui da solo sta a significare che sono negativa. Però io mi fido poco, quindi comunque farò anche quello in farmacia, il classico tampone. E basta, tra poco ci sarà la libertà. Ragazzi, è il grande giorno. Sto andando in farmacia, sto scendendo dal cane. Guardo per terra, sono un mazzo e adesso vado a fare il tampone e vediamo come va. You talk with your hands. The way that you say my name when nobody stares. Stavo un po' al sole. Che bello, sì. Okay. Che bella notizia, vorrei abbracciarla. Bene, okay. Buon lavoro, grazie. salve.